Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Questa ricetta di queste ciambelline l'ho vista l'ha messa un'amica sul gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, l'amica Maria. Ho voluto provarla perché è un po' diversa da quelle che facevo di solito io, però ho fatto dei cambiamenti sia sugli ingredienti che sul modo di eseguire la ricetta. Devo dire che sono venute veramente buone, molto buone. Bene, se mi seguite, vediamo come farle insieme. Bene, preparato tutti gli ingredienti, ora prendo il contenitore della planetaria così vi faccio vedere come inizio. Questo è il mio Licoli che avevo rinfrescato all'incirca 3 ore fa. Lo verso nella planetaria. Ok, vi ho messo gli ingredienti tutti all'inizio, in descrizione. Lo sciolgo con un pochino di acqua, una parte dell'acqua che ho preparato, acqua a temperatura ambiente. Ok, ci verso anche lo zucchero. E poi piano piano ci metto la farina. Con questa ricetta si possono fare anche i donuts. Ma io farò le ciambelline normali con lo zucchero. Ora finisco di mettere la farina, aggiungo l'acqua, ho messo tutti i 250 grammi di acqua, comunque regolatevi perché in base alla farina. Ce ne può volere un pochino di meno o poco di più. Vado a far girare con la planetaria, prima un pochino e poi aggiungo l'uovo, faccio girare ancora e alla fine metto il burro a pezzettini. Il sale lo avevo già messo. Poi alla fine aggiungo, proprio alla fine, quando ho fatto girare 10-15 minuti, la buccia grattugiata del limone o dell'arancia se avete. Una volta pronto l'impasto lo verso sul piano di lavoro, mi ungo un po' le mani di burro, ma poco poco, Vedete, si presenta molto bene. E faccio una serie di pieghe così, slip and fold. Ok, allora per correttezza devo dire che questa ricetta iniziale, anche se io l'ho modificata, era di Anna Salomone, l'ha messa un'amica sul gruppo, però ecco, io ho preferito modificare un pochino facendo queste pieghe, ad esempio, poi la ricetta parlava di tenere l'impasto tutta la notte in frigo. Ma io l'ho fatto in giornata e poi qui sta facendo molto caldo, quindi poi la lievitazione mi è partita subito. Ok, una volta pirlato un pochino, eccolo qua, vado a mettere l'impasto in una ciotola. In una ciotola che ho oliato. Molto bello, vedete com'è bello? Sì, forse un tantino meno di acqua perché vedo che è molto morbido, invece di 2,50 anche 2,40 di acqua, se volete provare. Ecco qua, ora copro questa ciotola e la tengo a temperatura ambiente fino al raddoppio. Ecco, qua sono passate all'incirca 4
4-5 ore adesso di preciso, però l'impasto si vede che è ben lievitato. Ora lo verso sul piano di lavoro e lo allargo delicatamente con le mani. È molto bello, vedete ci sono le bolle, ma adesso mi dispiace anche, ma devo abbassarlo un pochino con il mattarello, ma proprio delicatamente, senza spingere tanto, prima di andare a formare le ciambelle. Lascio lo spessore un tantino altino, quindi molto delicatamente. Ok, basta così. E per fare le ciambelle userò questo attrezzo, ma voi potete usare quello che avete in casa, anche un coppa pasta, un bicchiere, qualsiasi cosa, e poi fare il buchino centrale. Ecco qua. Poi mi sono preparata la carta forno tagliata a quadrati, in modo che poi quando vado a friggere faccio scivolare direttamente nell'olio. Altrimenti mettete la carta forno intera e tagliate dopo, è la stessa cosa. Come vedete sono molto molto delicate, anche se si sformano un pochino quando le prendete, non fa niente perché poi avranno bisogno di un'altra mezz'oretta di lievitazione, mezz'ora in inverno anche di più. Poi i pezzi avanzati io li ho riammassati delicatamente e ho fatto ancora delle ciambelline. Ecco, qui ho messo la carta forno per intero, poi dopo quando vado a cuocere la taglio. Ora cerco di coprire con la carta, con la pellicola e li lascio ancora lievitare, anche se l'impasto mi sembra già pronto da cuocere. Calcolate che qui sta facendo molto caldo, quindi le ho tenute proprio pochissimo, mezz'ora circa. Poi ho fatto la prova, vedete, ne sto facendo una per vedere se va bene. La giro spesso per non farla scurire, quindi abbasso anche poi il fornello ed eccola qua. Una volta messa sulla carta assorbente, poi la giro dentro lo zucchero semolato e assaggiamo. Eccola qua, vedete, è morbidissima, molto bella dentro. Quindi la seconda lievitazione, vedete che è bastato pochissimo. Naturalmente se siete in inverno ci vorrà più tempo, eh. Bene, io direi che sono riuscite molto bene. Vi invito a farle, vi invito a condividere il video e ci vediamo al prossimo. Ciao amici, ciao a tutti.